Valle Giumentina è un piccolo antico bacino lacustre il cui riempimento, databile al Pleistocene, è messo in relazione all'evoluzione del sistema fluviale del fiume Orta-Orfento. Secondo l'interpretazione stratigrafica data dal geomorfologo De Mangeux si distinguono quattro unità. Unità 1, costituiti da ciottoli e blocchi. Unità 2, costituiti da brecce di versante con livelli depositati per processi di soliflusso. L'unità 3, con uno spessore di circa 30 metri, costituita da sedimenti depositi in un ambiente lacustre poco profondo, talora emerso anche per periodi prolungati. In questi momenti di prosciugamento si riscontrano le principali presenze umane preistoriche ricondotte a diverse culture del Paleolitico inferiore e medio. Con un nuovo livello di soliflusso termina la deposizione in facies lacustre. Segue infine l'unità 4, costituita da depositi di versante e da colluvi. Gli archeologi Radmil e De Mangeux, sulla base delle industrie litiche e di considerazioni paleoclimatiche derivate dall'interpretazione delle unità stratigrafiche, attribuirono la successione di Valle Giumentina ad un ampio intervallo del Pleistocene medio e superiore. Recenti studi hanno chiarito la presenza di un paleosuolo posto alla sommità dell'unità lacustre, suolo che si è formato durante la fase interglaciale datata a circa 123.000 anni fa.